Bruce Lee. Le malattie si possono guarire. Il fato è incurabile. Proverbio cinese. Hong Kong. È la sera del 20 luglio 1973. Un violento acquazzone estivo si abbatte sulla città. Due uomini stanno seduti in un ristorante all'interno dell'hotel Miramar. Di tanto in tanto guardano verso l'ingresso. Il più anziano è Raymond Cho, un produttore cinematografico, il numero uno della Golden Harvest. L'altro è George Lazenby, attore australiano che ha interpretato il ruolo di James Bond. Non possiamo aspettare tutta la notte, signor Cho. Un po' di pazienza, è la nostra unica star internazionale. Si gode il suo momento. L'ho lasciato qualche ora fa a casa di Betty. Lo avrà trattenuto con argomenti convincenti. Poco più tardi, però, Cho è al volante della sua automobile, imbottigliato nel traffico della città. Ha l'espressione preoccupata. Una telefonata dell'attrice Betty Ting Pei lo ha messo in allarme. Quando arriva a casa della donna, Betty è lì che lo attende sulla porta. Pallida in viso. Cos'è successo? Ha preso qualcosa? Gli è venuto un forte mal di testa e gli ho dato una pasticca di Aquagesic. È soltanto un analgesico. Sul letto c'è un uomo che sembra dormire profondamente, ma l'espressione è serena. Si è disteso qui e si è addormentato, ma quando ho cercato di svegliarlo non mi ha risposto. Oddio, che facciamo adesso? Raymond prova a scuoterlo energicamente, a schiaffeggiarlo, ma niente. Dannazione, svegliati! Quell'uomo privo di sensi è una leggenda vivente, un semidio ad Hong Kong. Il maestro, il divo, l'eroe nazionale per milioni di cinesi. Quell'uomo è Bruce Lee, il piccolo drago. Lo avevano soprannominato così perché era nato nel 1940, l'anno del drago, secondo il calendario cinese. E Bruce, dalla leggendaria creatura, sembrava aver ereditato forza e vigore. Il nome che gli aveva messo la madre era invece Siu Fung, che significa piccola fenice, un nome femminile. La donna aveva fatto anche una singolare richiesta all'infermiera del Jackson Street Hospital di San Francisco, dove il piccolo era nato. Forategli il lobo di un orecchio. Voglio che mio figlio porti un orecchino. Mamma Grace voleva che il piccolo assomigliasse a una bambina. Per ingannare lo spirito maligno che già una volta si era portato il suo primogenito nel regno delle ombre, i Lee credevano che sui loro figli maschi gravasse una maledizione. C'è chi racconta che sin da piccolo il sonno di Bruce fosse turbato da un incubo ricorrente. Un'ombra visitava i suoi sogni, un demonio contro il quale avrebbe lottato per sfuggire alla morte. Passò l'infanzia scorrazzando per i vicoli di Hong Kong, dove la sua famiglia aveva fatto ritorno dopo la sua nascita in America. Era attratto dal fascino selvaggio della strada. Non amava né la scuola né l'autorità, ma nelle sue pupille già si agitava quella luce intensa che fu poi inconfondibile nell'uomo.
giorno, Grace lo vide saltare dalla finestra di casa, agile come un gatto. Bruce era corso in strada per aiutare un cieco ad attraversare. Non sopportava l'idea di vederlo così solo e ignorato da tutti. Quando rientrò gli disse: «Sei un bravo ragazzo». «Non è che io sono bravo, mamma, ma il mondo che è cattivo». Fin da allora la sua complessa indole era una miscela esplosiva di dolcezza e altruismo, impulsività e furore. Per le strade di Hong Kong, gruppi di perdigiorno si organizzavano in clan, difendendo il proprio territorio con soprusi e violenze. Anche lui aveva il suo clan. Si chiamava Le Tigri di Junction Street. Uno di loro ricorda molto bene quale fosse l'ardore e lo spirito guerriero del giovane Bruce. Un giorno uno dei nostri venne battuto da una banda rivale e noi andammo a vendicarci. Bruce si avvicinò come se volesse parlare, ma quando fu sufficientemente vicino ai due più grossi, li colpì senza preavviso. Quella volta andò bene, ma di solito il piccolo drago aveva la peggio. Il suo fisico era troppo gracile. Fu il leggendario maestro Yip Man che lo iniziò alla pratica del Wing Chun, un particolare stile di Kung Fu, l'antica arte del combattimento Shaolin. Era un allievo davvero speciale. Non voleva solo imparare delle tecniche. Voleva comprendere perché si faceva una cosa piuttosto che un'altra. Voleva arrivare al fondo dell'insegnamento. La sua volontà era inesauribile. Si appassionò a tal punto a quella disciplina che ogni giorno, dopo la scuola, si preparava all'allenamento prendendo a calci ogni albero che incontrava sul suo cammino. È la volontà che fa gli uomini. Il successo richiede perseveranza. La volontà di vincere è continua. E nessuna punizione, nessuno sforzo, nessuna condizione sono troppo duri da sopportare in vista della vittoria. Si trovò coinvolto sempre più spesso in scontri tra gang rivali e per le strade di Hong Kong non tardò a farsi il nome di guerriero pazzo. Ciò non gli impedì di continuare a studiare la natura e se stesso e di sviluppare una profondità di pensiero estranea alla sua giovane età, anche grazie agli insegnamenti del saggio maestro. Prova ad essere come gli alberi della giovane foresta di Shaolin. Essi resistono alla tormenta perché sono flessibili, così che oscillando e piegandosi sopravvivono allo schiaffo del vento. Un albero dal tronco rigido, invece, si spezza e muore. Ricorda, non essere rigido. E Bruce capì. Non importa come, ma devo lasciare che la mia luce interiore mi guidi fuori dalle tenebre. Forse Raymond Cho teme veramente che in quella piovosa sera, nell'appartamento di un'attrice dalla reputazione sordida, il piccolo drago abbia potuto perdere quella luce che sembra averlo sempre guidato. Proprio in quelle ore avrebbe dovuto discutere del suo nuovo film. Il titolo è già stato deciso. The Game of Death. Il gioco della morte. Betty, stiamo perdendo tempo. Dobbiamo chiamare un medico, subito! Un dottore amico accorre immediatamente e tenta in ogni modo di rianimarlo. Mi dispiace, dobbiamo portarlo all'ospedale. A quel punto, Raymond Cho non poté far altro che avvertire Linda, la moglie di Bruce, che era nella villetta dei Lee insieme ai bimbi Brandon e Shannon. Vieni subito al Queen Elizabeth Hospital. Bruce si è sentito male. Spiegami, ti prego. Che cosa è successo? Non lo so, ma corri, fa presto, è grave. Bruce Lee aveva conosciuto Linda Emery a Seattle negli anni 60.
Aprile 1959. Era una notte serena. Dal mare, una leggera brezza soffiava lungo le banchine del porto di Hong Kong. Il giovane Bruce stava per imbarcarsi sulla President Wilson, la nave che l'avrebbe condotto negli Stati Uniti d'America. Il mio passato non esiste più. Il futuro non è ancora arrivato. Questa sera io vedo qualcosa di totalmente nuovo. Prima di salire a bordo, si voltò ad osservare la città. La metropoli era un enorme ammasso brulicante di vita, scintillante di luci. Un labirinto di vicoli e bassifondi, hotel lussuosi e imponenti grattacieli. L'aria che si respirava era una mescolanza di profumi esotici e caldo torrido. Per lui era arrivato il momento di lasciarla. Ho soltanto $115 in tasca e nel cuore la speranza dell'eternità. Aveva appena 18 anni e nessuna paura del domani. Sì, penso proprio che sia quello che mi ci vuole. Un grande paese in cui poter dimostrare ciò che si vale. Potrei laurearmi in medicina o in filosofia. Intanto mi arrangerò dando lezioni di ballo. San Francisco mostrò subito a Bruce il vero volto dell'America. Era soltanto un cinese, uno dei tanti musi gialli. Quell'opportunità tanto sperata avrebbe dovuto prendersela con la forza. Accettò la sfida. Si trasferì a Seattle da Ruby Cho, un'amica di famiglia. Lavorò come cameriere nel suo ristorante in cambio di un alloggio. In realtà una stanzetta. Bruce, devi essere meno arrogante con i clienti. Ruby lo redarguiva, ma la sua indole non era incline a prendere ordine e le umiliazioni gli erano insopportabili. Così Bruce finiva regolarmente per rispondere: che vadano al diavolo! Sbolliva la rabbia nel retro del ristorante, menando colpi a nemici immaginari. Intanto frequentava anche la Edison High School, che gli offrì la prima vera opportunità di mettersi in mostra. Fu invitato a preparare un'esibizione di Kung Fu alla giornata della cultura asiatica. Signori, state per assistere a qualcosa che in Cina è stato tenuto segreto per centinaia di anni. Non sembrava affatto un combattente, ben pettinato com'era, con i tondi occhiali da vista e il vestito delle grandi occasioni. I pochi spettatori si guardavano tra loro perplessi. Iniziò a eseguire delle figure che imitavano pose animali. I movimenti erano sinuosi, ben misurati, enfatizzati da intense espressioni facciali. Racconta uno spettatore: fui ipnotizzato dalla sua incredibile velocità e potenza, dalla sua agilità, dalla flessibilità e dalla perfezione con cui eseguiva i movimenti mentre imitava una mantide religiosa. A un certo punto scelse una persona tra il pubblico. Era James DeMille, ex peso massimo. Tu, sì tu, sembri uno che sa combattere. Che ne dici di venire qui sopra? DeMille lo osservò da capo a piedi. Cosa avrebbe potuto contro di lui quel cinesino minuscolo? Si avviò sul piccolo palco con aria gradassa. Muso giallo, dovrò stare attento a non staccarti la testa. Bruce schivò abilmente il primo pugno, potentissimo. Contrattaccò bloccando un colpo ad un millimetro dal naso dell'avversario. Un gruppetto di cinesi lì presenti lo guardavano con disapprovazione, ma nessuno se ne accorse. Bruce Lee iniziò a insegnare il Kung Fu nel retro del ristorante, poi aprì la sua prima scuola. Il suo carisma magnetico attirò molti allievi e la fama del piccolo drago crebbe a dismisura. Questo però non piacque alla Chinatown di Seattle. Chi gli aveva dato il diritto di insegnare il Kung Fu agli occidentali? Per di più, Bruce aveva idee quantomeno irrispettose della tradizione. Le forme classiche e rituali sono totalmente inutili a quanti le praticano. Se uno applicasse quei metodi si prenderebbe un mucchio di botte. Coloro che ne fanno uso non sono altro che dei ciechi automi, incapaci di fronteggiare veramente una situazione difficile, e le cinture colorate di certi stili servono soltanto a tener su i pantaloni. Nessuno mai prima aveva osato tanto.
Nella ristretta cerchia degli allievi più assidui c'era anche Linda Emery. Bruce se ne innamorò e volle sposarla, ma la famiglia non approvava che la figlia si maritasse a un cinese. Lui non si perse certo d'animo. Le avversità sono come le prime o le ultime piogge, fredde, sgradevoli, ostili agli uomini e agli animali. Eppure è proprio da questa stagione che nascono fiori e frutti, il dattero, la rosa e il melograno. Linda ripensa a quelle parole mentre il taxi che la sta portando al Queen Elizabeth Hospital attraversa veloce le strade di Hong Kong. Feci talmente in fretta che arrivai prima dell'ambulanza. Bruce riuscì a vederlo solo per qualche attimo mentre lo portavano dentro. La barella è circondata da molti infermieri. Uno gli sta praticando il massaggio cardiaco, ma Bruce non ha alcuna reazione. Mi sentii mancare, ma mi imposi di stare calma. Fa quello che farebbe lui, continuavo a ripetermi. La donna si siede nella sala d'aspetto, il suo volto inespressivo, ma fa una smorfia quando gli occhi si soffermano su Raymond Cho, il produttore. Forse è per uomini come quello che adesso siamo a questo punto. Lo hanno spinto oltre, hanno distrutto Bruce per creare il mito di Chen. Tutto aveva avuto inizio quando Bruce Lee venne chiamato dalla 20th Century Fox a sostenere un provino per la serie televisiva poliziesca Charlie Chan. Jay Sebring, un noto parrucchiere delle star di Hollywood e amico del regista Roman Polanski, era rimasto impressionato da una sua esibizione a Long Beach e aveva ottenuto per lui un provino davanti alla cinepresa. Beh, credo che il Kung Fu sia il sistema più completo e più fluido. Vede? Nel karate un pugno è come essere colpiti da una sbarra di ferro. Whack! Nel Kung Fu, invece, è come essere colpiti da una palla di ferro attaccata a una catena. Wang! Fa male dentro! Quella serie non venne mai realizzata, ma destino volle che soltanto un anno dopo Bruce fosse già una star. Merito anche della sua caparbietà e di quella forza interiore che gli faceva dire: la determinazione è l'unica virtù che non tiene conto delle leggi fatte dall'uomo. Il mio limite è il cielo. Impersonò Kato, spalla dell'eroe del serial Il Calabrone Verde. Kato praticava il Kung Fu come difesa e indossava una strana mascherina. Pensai che era divertente. Poi l'offerta era molto buona. $400 ad episodio. Mica male per un esordiente. La serie non andò oltre i 26 episodi, ma Kato era già diventato il beniamino del pubblico, specialmente dei più giovani. Era la prima volta che il Kung Fu veniva visto fuori dai teatri nei quartieri di Chinatown. E tutti furono conquistati dalle sue sorprendenti abilità marziali. Ricevevo migliaia di lettere al giorno. Mi chiamavano la stella del karate e questo mi faceva andare su tutte le furie. Proprio a me. Ma come si può confondere il legno con l'avorio? Il karate con il kung fu? La sua vita divenne un carosello di viaggi attraverso il paese. Tutti volevano intervistarlo e soprattutto vederlo in azione. Rompere tavole di legno o mattoni sono cose inutili. Perché le tavole di legno non contrattaccano. Voglio che capiate che quello che faccio non è l'essenza del Kung Fu, ma la sua versione spettacolare. Dopo tutta quella popolarità, la delusione. Kato fu presto dimenticato e anche Bruce, di conseguenza. Mi sembrava assurdo. Dicevano che a Hollywood non c'era spazio per uno come me, che nonostante avessi capacità e talento straordinari, non sapevano che farsene di un giovanotto che praticava le arti marziali. Ritornò allora a fare quello che gli riusciva meglio, insegnare il Kung Fu. Aprì una scuola a Los Angeles, dove accoglieva allievi di ogni colore, purché fossero motivati. A quelli più disagiati non faceva nemmeno pagare la retta. La sua opera di distruzione dei dogmi tradizionali continuò incessante, anzi si inasprì. Sì, come l'acqua. Se metti dell'acqua in una tazza, essa diventa la tazza. Se la metti in una teiera, diventa la teiera. Ma può gonfiarsi e divenire uragano. Sì, come l'acqua. I maestri più conservatori della comunità cinese americana continuarono a tenerlo d'occhio, biasimandone l'eccessiva apertura verso i bianchi e i neri. Bruce Lee formava i suoi allievi nel culto della sua personalità. Nella sua scuola di Los Angeles stava in bella mostra una lapide sulla quale era inscritto: in memoria di un uomo in gamba, rovinato e traviato dagli insegnamenti classici.
Qualche tempo dopo partì con la sua lingua e il piccolo primogenito Brandon alla volta di Hong Kong. Ad attenderlo c'era una sorpresa davvero incredibile. La 20th Century Fox aveva ceduto i diritti della serie televisiva Calabrone Verde al sud-est asiatico e il successo era stato clamoroso. All'aeroporto Bruce Lee venne accolto come una superstar. Mi chiesi se non avessi sbagliato a dedicarmi solo al cinema americano. Avrei potuto lavorare con produttori cinesi, recitare da protagonista, far esplodere tutto il fascino e la potenza delle arti marziali. La televisione di Hong Kong lo reclamava incessantemente. I giornali lo tempestavano di interviste. Pensò che il momento fosse propizio. Fu contattato da Run Run Show, il più potente produttore cinematografico cinese. Uomo equivoco, imprenditore spregiudicato. Run nascondeva sotto abiti eleganti e sorrisi melliflui una personalità priva di qualsiasi scrupolo. Se il pubblico vuole violenza, gli diamo violenza. Se vuole sesso, gli diamo sesso. Qualsiasi cosa voglia il pubblico, noi glielo offriamo. Bruce Lee e Run Run Shaw non si misero d'accordo, ma il produttore finì per pentirsene. Come potevo immaginare che sarebbe diventato chi è diventato? Al tempo era soltanto un cinese come tanti altri. E un attore cinese per il signor Shaw era merce da comprare a basso prezzo. Questa era la situazione dell'industria cinematografica cinese. E gli Shaw Brothers ne erano i padroni assoluti. Bruce era costretto a rinunciare al suo sogno. Ma gli giunse inaspettatamente una telefonata. Era Raymond Chow, un produttore rivale e nemico giurato di Run Run Shaw, che aveva meno denaro ma in compenso gli offriva un ruolo da star assoluta. A quel punto Bruce disse il no definitivo al dispotico Run Run. Mi dispiace, Mr. Shaw. Il valore morale di un uomo influenza il modo di essere anche nel lavoro. Io ho dato la mia parola a Mr. Raymond e intendo onorarla. Run Run Shaw era un uomo dalla memoria lunga e non avrebbe dimenticato facilmente quell'offesa. Il furore della Cina colpisce ancora. Il primo Kung Fu di Bruce Lee fu un successo strepitoso, inaspettato. Soltanto ad Hong Kong la pellicola venne proiettata 875 volte. Il cinema di Hong Kong aveva finalmente la sua stella, di più, il suo eroe. Ma come diceva Bruce... Il successo è un viaggio, non la destinazione. Si può ottenere molto nella vita se si è pronti a sacrificare molto. Il suo modo di combattere, il Jet Kune Do, la via per intercettare il pugno, era ormai stato accettato dal pubblico e aveva svecchiato il Kung Fu, adattandolo al modernismo pragmatico del XX secolo. Un maestro non deve dipendere interamente da un metodo. Deve invece studiare ogni singolo allievo e sollecitarlo ad esplorare e conoscere se stesso. Tale insegnamento richiede una mente sensibile, dotata di grande elasticità, cosa attualmente difficile da trovare. Nel corso di una trasmissione televisiva, dove erano presenti i maestri di tante scuole tradizionali, ognuno spiegò le peculiarità del proprio metodo, tracciando in termini non espliciti una presa di distanza dal Jet Kune Do. Uno di loro, piuttosto avanti negli anni, si piazzò al centro del palco, assumendo una posizione di difesa. Da lì sfidò gli altri a smuoverlo con una spinta, ma nessuno ci riuscì. Si rivolse quindi a Bruce Lee in tono di scherno. Avanti, vediamo cosa sai fare. Il piccolo drago non ebbe un attimo di esitazione. Lo colpì con un violento pugno in faccia e lo mise knockout. Tra lo sconcerto e lo stupore generale, qualcuno gli chiese: Signor Lee, ma perché l'ha fatto? Perché gli ha sferrato quel pugno? Perché io non spingo, do pugni. Bruce Lee era questo: eccesso e misura, tempesta e stasi. Ma i suoi nemici crescevano proporzionalmente alla fama. E forse qualcuno nell'ombra già tramava. Ho avuto grossi problemi da quando il mio secondo film, Dalla Cina con furore, è diventato un successo maggiore del primo. C'erano dei tizi che venivano da me e mi consegnavano assegni da $200,000. Io non li conoscevo nemmeno. Dicevano che erano regali. Ho bruciato quegli assegni, ma era sconvolgente. Non sapevo più di chi fidarmi. Intanto Run Run Shaw faceva di tutto per riallacciare i rapporti con lui. Bruce arrivò addirittura a rifiutare un assegno in bianco del potente produttore. Posso rinunciare a milioni di dollari per qualcosa che non è giusto, ma che sia dannato se arretro di un passo di fronte a un centesimo, perché deve essere così. Bruce stava operando, consapevolmente o no, un cambiamento radicale nell'industria cinematografica di Hong Kong. Nel momento della tragedia qualcuno disse:
Sono stati quelli delle scuole tradizionali di Kung Fu che non gli hanno mai perdonato di aver svelato la loro arte agli occidentali. Vi è una pratica antica conosciuta in Oriente, il Dim Mak, l'arte della palma vibrante, ed è l'arte della morte ritardata. Kawa Li, un malese, afferma che è possibile andarsene per la strada, posare una mano sulla vittima e avere l'assoluta certezza che questa morirà entro un tempo prestabilito. Attraverso il palmo della mano l'adepto converte il Ki, la sua energia vitale, in mortale. A quei nemici se ne è raggiunto uno di più, Lo Wei, regista dei suoi primi Kung Fu, col quale Bruce aveva ferocemente litigato. Wei non avrebbe mai scordato quell'insulto, al punto da proibire nei suoi uffici di pronunciare il nome di Li. Strani incidenti capitarono sul set dei I Tre dell'Operazione Drago. C'è chi ricorda che ricevette colpi non previsti nelle coreografie di combattimento. Centinaia di comparse che provenivano dalla manovalanza delle triadi lo sfidavano spesso fuori scena. Di certo Bruce Lee aveva scardinato un sistema di valori che da sempre teneva saldo il potere delle triadi di Hong Kong nell'industria cinematografica cinese. Non si era mai piegato, non era mai sceso a compromessi e forse gente come gli Shaw Brothers e il regista Lo Wei non glielo aveva perdonato. O forse aveva soltanto perso una delle tante battaglie combattute con quell'ombra che visitava i suoi sogni e che per tutta la vita aveva cercato di portarselo via. La versione ufficiale indicò come causa della morte un edema cerebrale acuto, dovuto quasi certamente a ipersensibilità all'equagesic, la pasticca somministratagli da Betty Tingpei per il mal di testa. Ma sono in molti a non crederci. Quando il medico uscì dal reparto di emergenza e chiuse delicatamente la porta alle sue spalle, mi bastò vedere il modo imbarazzato con cui mi veniva incontro. Compresi subito, il mio Bruce se n'era andato per sempre. Il guerriero di Hong Kong, il piccolo drago dallo sguardo fiero e i muscoli d'acciaio, è morto. Qualcosa però, che è più di un sospetto, inizia a serpeggiare. Bruce Lee è stato ucciso. Se ti poni sempre dei limiti su ciò che sei e puoi fare, sarebbe meglio che tu fossi morto. Infatti ciò si rifletterà nel tuo lavoro, nella tua morale e in tutto il tuo essere. Non ci sono limiti. Non devi fermarti, devi andare oltre. Nessun limite come limite. Se questo ti uccide, amico mio. Bruce Lee. Lorenzo De Luca, che è il nostro ospite di oggi, è sceneggiatore, esperto di film di arti marziali per sua passione personale e autore di libri su Bruce Lee e Brandon Lee. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei e ai nostri ascoltatori. Come mai a 33 anni dalla sua scomparsa Bruce Lee è ancora oggi così popolare in tutto il mondo? Ma forse proprio oggi, più che allora, si può dare un'esatta valenza al personaggio Bruce Lee, che è stato all'epoca principalmente un fenomeno commerciale dovuto alla novità esotica delle arti marziali, per noi nuove, perché in realtà in Asia quei film si producevano già. Ma oggi, 33 anni dopo, superato, diciamo così, l'orgia, l'indigestione di film di Kung Fu che vennero distribuiti in Italia, credo più di 200 nell'arco di 2 o 3 anni, e quindi con una conseguente rapida inflazione del genere, mentre il genere è morto qui da noi, almeno in quella forma, Bruce Lee ha seguito ad accrescere nel tempo grazie a una serie di riedizioni cinematografiche dei suoi film, che puntualmente riuscivano in tutto il mondo ogni 2 o 3 anni, e anche per il fatto che c'è stata una fioritura in tutto il mondo di libri su Bruce Lee che hanno approfondito non solo l'attore o la vita privata o gli scandali, insomma tutto quello che fa il gossip, diciamo, delle grandi star, ma anche l'aspetto filosofico del maestro, dell'uomo, il suo lato umano. E il fatto fondamentale, forse quello per il quale siamo qui oggi, che Bruce Lee è stato il primo ponte culturale fra Oriente e Occidente, ossia il primo attore cinese famoso nel mondo, oggi ce ne sono tanti. Ho letto che proprio pochi mesi fa gli sono state addirittura dedicate delle statue, una a Mostar, ecco, questa mi ha colpito particolarmente, nella ex Jugoslavia. Perché proprio lì? È curioso, questo secondo me è un record che va ad aggiungersi agli altri stabiliti da Bruce Lee. Il fatto che proprio lui, che era simbolo di un cinema non certo pacifista, sia stato scelto come simbolo di pace è proprio dovuto al fatto che cinematograficamente il personaggio di Bruce Lee era sempre dalla parte dei deboli e degli oppressi, quindi calato in un certo senso nei conflitti razziali.
scenari, come per esempio sappiamo in un suo film della Cina con Furore, che era basato proprio sulla rivalità Cina-Giappone, ma dall'altra proprio perché c'è stato un sondaggio prima di erigere questa statua a Mostar e ci si è accorti che le etnie della zona, cioè tanto i serbi quanto i croati, l'unico personaggio sul quale tutti convergevano nell'apprezzamento e nell'essere d'accordo che fosse eretta una statua, fosse fra i tanti proposti, tra cui anche cantanti folcloristici locali, che però magari se erano serbi non piacevano ai croati e viceversa, ma anche simboli americani o anche attori europei, l'unico personaggio unanimemente accettato era Bruce Lee, in quanto si è trattato, come dicevo, della prima superstar di colore del mondo e quindi in un certo senso un rappresentante delle minoranze etniche di tutto il mondo. I detrattori di Bruce Lee pensavano che fosse troppo giovane e arrogante per essere considerato un maestro. In più la sua personale concezione del Kung Fu, che tradotto in italiano è la via per intercettare il pugno, fu molto criticata dalle scuole di arti marziali tradizionali. Esatto, in realtà Bruce Lee diceva, non senza arroganza, però c'è anche chi dice che se lo potesse permettere, che il 90% dei metodi di arti marziali tradizionali, in special modo quelli del Kung Fu, li riteneva inficiati, guastati da un'overdose di ritualismi e di cerimonie che in realtà l'uomo moderno del XX secolo, magari in una situazione di autodifesa, in un conflitto da strada, non può permettersi il lusso di discettare sullo Zen, su Buddha o quant'altro. Quindi bisogna invece esprimere un massimo con un minimo, essere in grado di cavarsela in una situazione di combattimento. E pertanto Bruce Lee diceva, la cintura colorata, nera, verde o rossa che sia, serve solo a reggere i pantaloni, perché in realtà quando ti trovi in una situazione di pericolo devi darci dentro e devi essere in grado di dimostrare quello che vale al di là della bellezza delle mosse o della plasticità dei movimenti. In questo senso era un provocatore che aveva comunque una sua dose di ragione. Quanto al suo non metodo, il Jigundo, ossia la via per intercettare il pugno, era difatti più che uno stile, era un approccio mentale riservato a chi già conosceva comunque arti marziali, chi era già proveniente da un qualche stile, quindi non era esattamente per dei novellini, era comunque per degli iniziati. E lui non insegnò mai tutto il suo sapere ai suoi allievi, insegnò comunque una parte considerevole, ma non è un caso che dopo la sua morte i suoi allievi, rimasti senza una guida, furono costretti o ad abbandonare il Jigundo o addirittura a rivolgersi ad altri allievi più anziani che in qualche modo cercarono di proseguire i suoi insegnamenti, che erano essenzialmente però filosofici. Il suo insegnamento più grande era proprio quello, direi, non pertinente solo alle arti marziali, ma alla vita in generale. Lui diceva sempre, conosci te stesso. E in questo senso il Kung Fu era semplicemente uno strumento di conoscenza, come può esserlo per un pittore il pennello o per un pianista la musica, il pentagramma, insomma. Come si è detto prima, Bruce Lee fu soprattutto ad un certo punto della sua vita anche un attore. Tarantino dichiara apertamente di essersi ispirato a lui per realizzare Kill Bill. E la stessa tutina gialla e nera che portava Uma Thurman nel film è uguale a quella che indossava Bruce Lee in un altro film, vero? Esatto, ma Bruce Lee è nato attore in quanto suo padre era un attore della commedia cantonese che si produceva a Hong Kong negli anni 40 e 50, tant'è che fece la sua apparizione davanti alla macchina da presa a 6 mesi e interpretò una quindicina di film già da bambino, non d'arti marziali, erano film di tutt'altro genere, erano melodrammi in lingua cantonese, paragonabili se vogliamo alle nostre commedie con Amedeo Nazari e Von Sanson, cioè erano film che a Hong Kong riflettevano i disagi sociali del dopoguerra oppure drammi familiari, dove Bruce Lee spesso faceva il figlio conteso o l'orfano di strada o il teppista. E questo fino all'età di 18 anni, quando poi emigrò negli Stati Uniti, dove era un signor nessuno, mentre invece Hong Kong era stato un attore bambino discretamente noto col nome d'arte di Li Xiaolong, il piccolo drago. A Hollywood era uno qualunque e si arrabattò con mille mestieri prima di riuscire a sfondare anche lì come attore, ma in una maniera che poi vedremo fra poco un tantino indiretta, ecco. Molti accusarono i suoi film di eccessiva violenza, imputandogli anche la colpa di aver involgarito e spettacolarizzato eccessivamente il Kung Fu. Da una parte è vero, dall'altra è assolutamente una menzogna, per il semplice fatto che prima dell'avvento di Bruce Lee non c'era il Kung Fu, in quanto sullo schermo quello che veniva mostrato era una forma di karate giapponese adattato per esigenze di spettacolo, ma non c'era il Kung Fu, del quale in realtà si cominciò a intravedere qualche cosa di vero, di originale, proprio nei film di Bruce Lee, quantunque il suo non fosse un Kung Fu puro, ma fosse anch'esso mutuato una sorta di arte sincretica con pezzi estrapolati dal judo, dal karate, dal jiu-jitsu, eccetera. Eppure lì in mezzo, nei combattimenti dei film di Bruce Lee, c'erano comunque delle pillole di Kung Fu che prima della sua venuta non c'erano proprio. Nel film Dalla Cina con Furore Bruce Lee sfida proprio una scuola giapponese di arti marziali. La rivalità, ecco, tra i due popoli è nota e secolare. In una scena del film lancia in aria con un calcio un cartello su cui è scritto «Non sono ammessi né cani né cinesi». È un fatto storico. Quel cartello esisteva realmente, è stato una delle infamie perpetrate dalle potenze colonialiste straniere che più volte hanno invaso la Cina nel corso del tempo. Tra l'altro Dalla Cina con Furore era basato proprio su un episodio storico, ossia la morte misteriosa
misteriosa, probabilmente per avvelenamento, di un grande maestro cinese di Kung Fu, Ho Yun Chia, il maestro dello stile della traccia perduta, e questa morte che fu piuttosto ambigua, perché in effetti probabilmente fu avvelenato dagli invasori giapponesi che in qualche maniera avevano, oltre ad aver bandito le arti marziali affinché non diventassero un focolaio di ribellione del popolo cinese, erano anche entrati in rivalità proprio usurpando sul loro stesso territorio cinesi, tant'è che come sappiamo le arti marziali giapponesi hanno preso non poco dalla cultura cinese. Quindi questo era un fatto storico accaduto realmente, anche se ovviamente spettacolarizzato poi in maniera clamorosa da un personaggio che era carismatico oltre ogni dire. Bruce Lee in questo film interpretava per l'appunto il miglior allievo di questo maestro avvelenato, che indaga per suo conto e in aperta negazione contro tutti i precetti delle arti marziali che insegnano non violenza, autocontrollo, tolleranza, lui invece si scatena dopo il primo quarto d'ora e dà il via a una faida tra cinesi e giapponesi che culminerà col suo sacrificio di fronte a un plotone di esecuzione. A questo proposito volevo anche aprire una piccola parentesi e sottolineare una cosa per quanto riguardava l'involgarimento e il messaggio violento da lei poc'anzi citato. Questo film aveva un altro finale, aveva un finale in cui l'eroe, dopo aver abbattuto i nemici, veniva arrestato. Bruce Lee, proprio perché è cosciente che chi si macchia di sangue in ogni caso merita un castigo adeguato, volle cambiare il copione e fece sì che nel finale il personaggio, di fronte alla polizia venuta ad arrestarlo, si lanci in una carica suicida e il film si blocca con un fotogramma fisso sul personaggio di Chen sospeso per aria in questo sbalzo acrobatico che lo consegna la leggenda, proprio perché lui riteneva che comunque chi uccide così tante persone, anche se lo fa in nome di una ragione, vera o presunta, in qualche modo deve pagare un prezzo altrettanto. E questo perché c'era in Bruce Lee comunque una ricerca di un minimo di verismo e di credibilità storica. Sempre nel film Dalla Cina con furore, Bruce Lee si serve per la prima volta sullo schermo del nunchaku, eppure aveva dichiarato che un uomo armato è psicologicamente più indifeso, perché in quel momento egli affida se stesso all'arma. Sì, in realtà Bruce Lee era un uomo di spettacolo anzitutto, e quindi era cosciente che sullo schermo bisogna fare spettacolo, e per di più in Dalla Cina con furore lui affrontava anche diversi avversari armati di katana, di spada giapponese, quindi era un tantino poi nell'irrealisticità del tutto sarebbe stata ancora più compromessa se avesse comunque combattuto e vinto tutti a mani nude, quindi necessitava di un ausilio. Per quanto riguarda il nunchaku, che divenne poi un po' il simbolo, l'emblema di Bruce Lee, in realtà pare che lui nella realtà ne fosse un buon praticante, ma non un fuoriclasse, gli era stato insegnato dal suo amico ed allievo Dan Aino Santo, che era un maestro filippino di armi bianche. E Bruce Lee peraltro, ecco, diceva che qualunque persona si consegni psicologicamente a un'arma indifesa, perché l'aggressore che per strada ti bracca in un vicolo armato di pistola o di coltello, certamente è un disperato che in quel momento fa leva sulla pistola e sul coltello. Però diceva altresì che è molto più intelligente in questi casi, a meno che non si sia proprio dei fuoriclasse perfettamente allenati, in caso di aggressioni armati di pistola da uno scippatore, la cosa più intelligente è dargli il portafoglio. Perché... Affrontiamo dunque l'argomento più inquietante e misterioso, che è la morte di Bruce Lee. Ecco, su questa morte sono state formulate le ipotesi più svariate e bizzarre. C'è chi sospetta addirittura che fu ucciso da misteriose sette tradizionaliste, e chi scomoda anche le triadi di Hong Kong. Si è detto persino che sia morto per fatiche amorose o per un colpo ad effetto ritardato. Lei che idea si è fatto, considerato tra l'altro che anche il figlio Brandon morì 20 anni dopo, nel 1993, in circostanze tragiche e misteriose? La mia idea, anzitutto, riepilogando brevemente i fatti, Bruce Lee scomparve il 20 luglio del 73 in casa di un'attrice di Hong Kong di dubbia reputazione, Betty Timpei, che molti ritenevano fosse anche la sua amante e che era nota alle cronache mondane per l'uso di droghe, insomma, quindi era un quadro tutt'altro che idilliaco. Quindi ci fu in un primo momento una falsa notizia data dal produttore, che era stato uno dei primi ad accorrere nell'appartamento di questa attrice, che Bruce Lee era morto in casa con la moglie, e questo perché il pubblico di Hong Kong era molto puritano, ed essendo Bruce Lee il simbolo dell'onestà, del coraggio e della forza, si riteneva un po', insomma, negativo associarlo a questa attrice. In realtà poi un giornalista troppo curioso ha trovato il foglio di via dell'ambulanza nel quale c'era scritto dove effettivamente era stato prelevato, e lì c'è stato uno scandalo perché i più esagitati tra i fans di Bruce Lee ritenevano che questa attrice fosse in qualche modo corresponsabile della sua fine, tant'è che le fu impedito di andare ai funerali pubblici per timore di essere linciata, perché in quei giorni ci furono più di 20.000 persone scese in piazza per partecipare alle esequie di questo attore, di questo per loro mito, questo idolo, questo difensore, e che non si rassegnavano all'idea che non ci fosse una spiegazione plausibile di come l'uomo ritenuto più forte e più sano del mondo morisse così all'improvvisamente per un aneurisma cerebrale, non si sa bene provocato da cosa. L'autopsia successiva in effetti non ha evidenziato elementi particolari che potessero aver causato questo aneurisma, se non il fatto che Bruce Lee avesse ingerito una aspirina, chiamiamola così, un analgesico, al quale era inconsapevolmente allergico e che quindi gli avrebbe provocato un rigonfiamento della massa cerebrale
il coma e conseguentemente la morte, e abbia preso questa aspirina in casa di questa attrice. In realtà poi le voci, le illazioni che sempre nascono quando si tratta di personaggi così importanti hanno poi dato la stura a tutta una serie di congetture, tra cui quella più nota a Hollywood, ad esempio, che a me personalmente è stata riferita proprio qualche anno fa da un altro epigono di Bruce Lee, che è Jean-Claude Van Damme, il quale mi disse: ma tu sai la verità sulla morte di Bruce Lee? Io gli ho detto: ma secondo me non la saprà nessuno. Gli ho detto: no, invece a Hollywood gira voce, noi diamo per accettato che egli sia morto a causa dell'uso di droghe, ma droghe leggere, che però evidentemente sul suo organismo esercitavano un effetto devastante, e che sia stato iniziato a queste droghe dal suo allievo ed amico Steve McQueen, del quale infatti Bruce Lee era stato frequentatore e lungamente rimase amico nella sua breve vita. Pare che, secondo i vari medici che si sono occupati della cosa, che Bruce Lee fosse predisposto geneticamente, naturalmente, a questi aneurismi, come lo è in linea generale la razza asiatica, molto più di quella caucasica, molto più di noi occidentali. Quindi nel suo caso probabilmente lo stress, l'iperlavoro, i ritmi incredibili cui era sottoposto, unitamente forse anche la masticazione di canapa indiana, la foglia che lui masticava abitualmente per tenersi su quando era particolarmente stressato, possano aver prodotto questo collasso. Però ha anche detto che era un salutista, non beveva, non fumava e non avrebbe mai permesso certamente a delle droghe vere, delle droghe pesanti, di inquinare il corpo che si era costruito con così scientifica metodicità in 30 anni di vita. E 20 anni dopo, come abbiamo ricordato prima, è morto Brandon Lee, tra l'altro ricorreva il 31, sì, pochi giorni fa. Pochi giorni fa, l'anniversario della sua morte. Ecco, lei so che ha anche incontrato Brandon Lee, ci è vuole raccontare? Quasi una chiusura del cerchio, perché essendo io, dal momento che ho 40 anni, ed essendo quindi cresciuto nel mito di Bruce Lee che andavo a vedere da bambino, quando poi nella mia qualità di sceneggiatore, di cultore del cinema di arti marziali, ho avuto la possibilità di incontrarlo qui a Roma, non me la sono lasciata scappare. È stato nel 92, lui era di passaggio qui da noi per promuovere Drago d'Acciaio, che era uno dei suoi primi film da protagonista, e la prima impressione era anzitutto che era molto poco loquace, cioè non era il solito attore emergente piuttosto aggressivo o dispostissimo a parlare di sé, era piuttosto riservato. In particolar modo se gli si facevano domande sul padre, cosa che ovviamente gli veniva posta in continuazione, lui era perfettamente consapevole che non avrebbe avuto queste occasioni che stava avendo se non fosse stato il figlio di Bruce Lee. Era altrettanto consapevole di non essere un fuoriclasse delle arti marziali, che tuttavia aveva studiato per fini spettacolari per il grande schermo, ma delle quali non era un maestro, un sacerdote, diciamo così, come invece era stato suo padre. Era fisicamente diverso da Bruce Lee, era più alto, somigliantissimo nell'espressione del viso e anche in un certo carisma che gli brillava negli occhi, ma si aveva come l'impressione che toccare troppo spesso l'argomento del padre fosse forse di cattivo auspicio, tant'è che lui aveva rifiutato di interpretare il ruolo di suo padre, di Bruce Lee, nella biografia hollywoodiana Dragon, The Bruce Lee Story, che era stata offerta a lui in un primo tempo, quasi in una sorta di superstizione, chiamiamola così. Il fatto che pochi mesi dopo sia morto sul set del suo film Il Corvo, in una maniera, questa è sorprendente, impressionante, secondo me non si smetterà mai di rimarcarlo, è morto esattamente come morì suo padre, o meglio il personaggio interpretato da Bruce Lee, nel film incompiuto L'ultimo combattimento di Chen, Game of Death, nel quale a un certo punto della storia il personaggio protagonista, Bruce Lee, viene fatto vittima di un attentato sul set con una pistola che in realtà dovrebbe essere caricata a salve e che invece è caricata con un proiettile vero, e lui muore nella finzione. Questa straordinaria analogia rende la morte di Brandon Lee sul set del Corvo non soltanto inquietante, ma francamente molto molto sospetta, nonostante l'inchiesta si sia conclusa con un verdetto di morte accidentale, che pare sia dovuto essenzialmente alla volontà dei parenti, dei familiari, di non mettere troppo il dito nella piaga, perché in ogni caso non gli avrebbe restituito il loro caro, e anche perché avevano accettato un cospicuo risarcimento dalla produzione, che non voleva una pubblicità eccessivamente negativa intorno a questo film. Per cui tanti misteri sono rimasti. La pistola che ha ucciso Brandon Lee sul set mentre giravano questa scena, che poi ovviamente nessuno ha mai visto, nella scena nella pistola, è passata per così tante mani che è difficile dire in quale punto esattamente sia avvenuto questa negligenza. E comunque sì, anche se negligenza è stata, è comunque una negligenza che ha portato a un omicidio per il quale nessuno ha pagato. Lei si è fatto qualche idea? Per quanto riguarda Bruce Lee, secondo me è stato assassinato, lo posso dire tranquillamente perché non sono l'unico nel mondo che la pensa così. È stato assassinato per una questione di interessi che probabilmente concerneva anche la mafia cinese. Per quanto riguarda suo figlio, non c'è dubbio che è stato assassinato, lo sappiamo.
Se poi sia stato assassinato per sbaglio o per una precisa volontà, questa secondo me è una domanda che francamente avrebbero dovuto porsi i suoi familiari, piuttosto magari che accettare o firmare in cambio di qualche risarcimento. Si può dire che i Lee sono legati dallo stesso tragico e misterioso destino, anche se lei afferma in uno dei suoi libri, Bruce e Brandon Lee, Nel nome del drago, un fulmine non cade mai due volte nel medesimo luogo. Sì, in questo proposito è interessante notare, quando poi si va nell'aneddotica tra verità e leggenda che circonda questi personaggi, che Bruce Lee, pochi giorni prima di morire, aveva messo sul tetto della sua villa a Hong Kong un monile, un portafortuna, un talismano, in quanto si riteneva che la sua casa sorgesse su una collina infestata dagli spiriti. Questo, tra l'altro, voglio dire, i cinesi sono molto superstiziosi. E pochi giorni prima della sua morte, un tifone, uno dei tanti che periodicamente spazzano Hong Kong, ha tolto questo talismano senza che lui se ne accorgesse, e difatti due giorni dopo è morto. I cinesi più anziani di Hong Kong dicevano che Bruce Lee aveva fatto ingelosire gli dèi, i quali gli avevano rubato il tuono. Altri ancora interpretarono il fatto che il suo vestito nella bara, che era il vestito che lui portava nel film Dalla Cina con furore, aveva stinto, il blu aveva stinto macchiando il raso della bara. Interpretarono questo come un segno che lo spirito non riposava in pace e che quindi i veri assassini, gli assassini, erano rimasti impuniti. Addirittura nella Malesia c'era una tribù, una comunità, che lo venerava come una deità e aspettava con una fede incrollabile che egli risorgesse dalla tomba per dimostrare di essere più forte delle forze della natura. Quindi Bruce Lee è stato, per la sua etnia, per gli asiatici tutti, giapponesi, cinesi, filippini, eccetera, il primo eroe del riscatto e l'orgoglio di una razza e di un'identità etnica spesso ferita, perché prima di lui al cinema, se ricordiamo, l'asiatico o non c'era o c'era in piccoli ruoli di contorno che erano delle macchiette piuttosto umilianti. Bruce Lee ha infranto questa regola, questo monopolio, e ha dato un orgoglio e qualcosa di cui andar fieri anche al pubblico asiatico, che aveva una cinematografia vastissima, ricchissima, ma quasi totalmente inesportata. Lorenzo De Luca, grazie per essere stato con noi.